Buonasera, iniziamo il test driver di questa Mercedes classe B180 diesel, cambio automatico, il new model restyling. Allora, la vettura ha 110.000 km, ha fatto tutto il check delle spie e tutte le spie si sono regolarmente spente. Vediamo subito se è ben allineata. È molto fluido, il motore gira bene, non fa freno. Vediamo gli avvallamenti. Non fa rumori anomali, gli ammortizzatori rispondono molto bene. Adesso lo proviamo anche in sequenziale, cosa molto importante da provare sui cambi automatici. Ok, così siamo di prima. Vetri posteriori. Ok, anteriori. La chiusura dei specchietti. Bene entrambi. La registrazione, il sinistro. Ok, il destro. Ok, le chiusure centralizzate, ok, va bene, vediamo, poi le luci, bene, aria condizionata che già l'ho accesa, vediamo, sul biscotto segna 43, l'uscita 6, perfettamente funzionante, vediamo le velocità. Poi radio, questa è quella a cristalli liquidi con il telefono, Bluetooth. E al mio passato, allora, volume, tutto mischiato mettiamo. E assopito in un unico uovo tiepido, un uovo enorme di non so quale uccello interiore, al riparo. Cambio stazioni. Ok. Mi misi a pensare, per esempio, ai denti. Poi che vediamo avevo perso. Il computer di bordo. Telefono off perché ovviamente va adesso è spenta la radio e poi va configurato il Bluetooth, autonomia, nessun guasto. Direi che è tutto ok. Livello motore, perfetto. Ok, direi che è tutto perfettamente funzionante. Davanti in pelle perfetto, anche tutta la console centrale, si rilevano in stoppelle, essendo la versione sport, ha leggermente la spalluccia, un classico delle classi A e classi B. Fortuna è poco poco,
Gli erano perfetti. Ok. Esternamente la vernice è ben lucente, come vedete, le linee sono perfettamente parallele. C'è il collega di 17. Non vedo nessun segno particolare. È stata tenuta veramente bene. Quindi vedo abbastanza buono. 5,9 anche di destro. E 6 questo dolore destro, 6 e 7 posteriore sinistro, 5 e 7 anteriore sinistro. Prendo il vano motore, confermo l'integrità della vettura, tutti gli attacchi originali, non ci sono cose fuori posto, il motore ben silenzioso ed asciutto, senza rasuri. Vediamo l'olio. Olio ben pulito. Motore silenzioso ed equilibrato. Confermo il buono stato della vettura e i suoi 110.000 km, perfettamente in linea con l'usura. Il chilometraggio, ecco qui.